Buonasera, Api Roma TV, siamo qui con Linda Lanzillotta Buonasera. buonasera, all'indomani del Consiglio Nazionale di Api, nuova portavoce di Alleanza per l'Italia. Partiamo subito dal sondaggio Ipsos, che quindi dà al terzo polo e ad Api come copromotrice di questa nuova entità politica un ruolo importante. Cosa ne pensa Linda? Ma io credo che questo sondaggio, facendo ovviamente tutte le riserve che bisogna fare sui sondaggi, dà però un'indicazione di tendenza molto precisa e molto importante, e cioè dice che tutto sommato, anzi molto più che tutto sommato, avevamo visto giusto su quello che stava succedendo nella politica italiana, cioè la crisi nell'opinione pubblica della credibilità dello schema bipolare e l'esigenza di identificare un'area, un soggetto in cui si raggruppino le componenti moderate, riformiste, che abbiano la capacità, la forza, l'omogeneità di fare quelle riforme, quei cambiamenti che l'Italia aspetta da 20 anni e che il bipolarismo all'italiana, un bipolarismo di contrapposizione egemonizzato sempre da forze o populiste o radicali o secessioniste, ha impedito di portare avanti. E quindi una domanda di capacità di governo, di capacità di coesione e di ripresa di un'azione di riforme. All'interno di questo emerge anche il ruolo di Alleanza per l'Italia, che si va facendo strada. Qui il punto che dovremo tutti affrontare come partito, ma di cui io sento la responsabilità, perché oltre a essere portavoce avrò la responsabilità di coordinare il programma, diciamo, o comunque le questioni tematiche su cui si deve caratterizzare API, è proprio questo, cioè Alleanza per l'Italia deve puntare a rappresentare una forza che spinge su un'agenda di cambiamento, su un'agenda liberale, e questo lo deve fare anche nel modo in cui si manifesta nei territori, quindi non solo presenze e figure che rappresentano anche esperienze politiche del passato, ma soprattutto coinvolgimento di persone nuove, della società civile, giovani, che hanno voglia appunto di investire su una nuova forza con delle idee che spingano verso il futuro. Proprio sul tema dell'attività anche legislativa, innovativa, che possa rappresentare l'impegno di Alleanza per l'Italia, lei è stata promotrice di una serie di disegni, di legge che puntano proprio a questo. Già nei fatti si può dire che in Parlamento è partito questo terzo polo. Ma io sto cercando di fare proprio questo lavoro di simulazione, diciamo, ma anche molto concreta, cioè far vedere come ci sono delle cose che possono essere fatte già oggi, che sono compatibili per esempio con la posizione di maggioranza di Futuro e Libertà e su Pensiamo cui al disegno di abolizione delle province piuttosto beh, che noi prefiguriamo una riduzione riduzione, certo. radicale, no? Un ridisegno che quindi rafforzerebbe anche il ruolo della provincia come ente cosiddetto di area vasta. Pensiamo alla legge per la concorrenza per il mercato, quella suggerita dall'antitrust già da 10 mesi che il governo ha messo nel cassetto, non se ne è più parlato, noi l'abbiamo tirata fuori, la presenteremo mercoledì prossimo, API, UDC, Futuro e Libertà. Pensiamo alla liberalizzazione del wifi, lì diciamo, io ho voluto coinvolgere anche il mio amico Paolo Gentiloni perché è un tema che insieme anche nel PD avevamo promosso e che quindi anche vincendo qualche resistenza di coloro che fanno lobbying legittimamente, ma sono portatori di interessi contrastanti, alla fine tutti si sono convinti che era il momento di diciamo, smuovere le acque, e difatti le abbiamo smosse perché adesso il governo prende un'iniziativa che vedremo di che natura e quali sono i contenuti, ma che se non ci fosse stata la nostra proposta di legge non ci sarebbe stata. Assolutamente. Tra l'altro è molto interessante vedere come proprio su questa
proposta sulla liberalizzazione del wifi, si è mobilitata la rete. Cioè io credo che noi dobbiamo anche molto lavorare su campagne tematiche che muovano l'interesse, l'adesione, il coinvolgimento di persone che hanno una partecipazione alla politica diversa dal passato, che non è necessariamente quella del territorio, delle sezioni, dei circoli, ma è l'interlocuzione con chi si fa promotore di soluzioni ai problemi, perché la politica deve ridiventare un servizio alla comunità. E per chiudere, visto il grande impegno che ha animato la sua attività politica, soprattutto su Roma, sulla Roma capitale, sulla Roma del Giubileo, a 10 anni da quell'appuntamento che ha visto protagonista l'amministrazione Rutelli e quindi anche lei, ci sarà tra pochi giorni un'iniziativa che però è slegata da quella che è la mera attività dell'agone politico, bensì proprio una iniziativa che punta a guardare in prospettiva per Roma, 10 anni dal Giubileo, qual è la sfida, promossa da Glocus il 19 novembre, questa iniziativa quindi cosa tratterà? La sfida riguarda Roma, ma riguarda un po' una riflessione sui grandi sistemi urbani. Qui noi siamo in un paese in cui si è fermato tutto, no? Si sta un po' succedendo tra patto di stabilità e crisi finanziaria e riemersione della corruzione. Siamo in una situazione da questo punto di vista abbastanza simile al 92-93, cioè a Tangentopoli e alla crisi finanziaria dello Stato del 92. Quindi noi abbiamo pensato come Glocus di fare una riflessione proprio su questo, e cioè su come i grandi eventi, se gestiti in piena trasparenza e in coerenza con quello che è lo sviluppo delle grandi città, lo sviluppo urbanistico, lo sviluppo economico e le sue missioni, possono essere dei momenti di slancio, di spinta in avanti, e quindi un ragionamento che parte un po' da esperienze anche internazionali per come i grandi eventi hanno funzionato per alcune grandi città, pensiamo a Barcellona, a Londra, a Valencia, ora a Shanghai, anche se Shanghai è una realtà abbastanza diversa, e riflettere, ripercorrere le tappe del Giubileo per guardare anche il futuro a questa sfida che Roma ha come candidata alle Olimpiadi, e che richiede però un rafforzamento della sua capacità ordinaria di amministrare e governare un sistema complesso, e questo oggi è francamente molto carente. Quindi quello che noi vogliamo dire è: sì, rilanciamo una prospettiva di grandi eventi come traino, come anche rinascimento della città, soprattutto della città metropolitana, che adesso ha questa prospettiva di Roma capitale, anche se ancora è una scatola vuota, è giusto un'etichetta, perché non ci stanno poteri, non ci stanno soldi, non ci sta niente, quindi insomma è stata una cosa appiccicata lì tanto per fare la celebrazione del 20 settembre, e la sostanza è ancora pochina, e quindi la Lega ha dato la Roma capitale che piace alla Lega, esatto, diciamo. Una Lega ha dato il contentino della targa e poi però il resto zero, ma comunque partiamo da lì per un progetto per il futuro, che però implica una ricostruzione della capacità ordinaria di amministrare, di dare efficienza alla macchina amministrativa, alle aziende che gestiscono i grandi servizi a rete, e quindi... Bene. Grazie mille. Grazie a allora, voi. Ci vediamo il 19 novembre all'auditorium. Tutti all'auditorium. Sala Petrassi.